Pazzo per la torta mimosa? Dai, oggi la prepari insieme a me. Per prima cosa prepara i pan di spagna. In una planetaria monta per 20 minuti le uova insieme allo zucchero, alla vaniglia e al colorante giallo. Quando avrai terminato, incorpora la farina e la fecola setacciate e mescola con una spatola dal basso verso l'alto. Dividi il composto ottenuto in due teglie, spruzzate di spray staccante, una di 24 e una di 22 cm, e cuoci in forno statico preriscaldato a 180 gradi per 30 minuti. Nel frattempo prepara la crema pasticcera con le dosi indicate in descrizione. Lasciala raffreddare e mescolala alla crema chantilly. Trovi sempre le dosi in descrizione. I pan di spagna sono freddi, quindi potrai tagliarli in dischi e foderare una ciotola precedentemente foderata con pellicola per alimenti. Bagna la torta con una bagna rum o analcolica, secondo i tuoi gusti, e farciscila con la crema preparata. Termina il tutto con un disco di pan di spagna e bagnalo. Quindi avvolgi la torta con pellicola per alimenti e mettila a riposare in freezer per almeno un'ora. Nel frattempo taglia il resto del pan di spagna in dischi e successivamente a cubetti di circa un centimetro. Questi cubetti ti serviranno per decorare la superficie della torta. Trascorso il tempo di riposo, riprendi la torta dal freezer e capovolgila su un piatto da portata. Cospargi la superficie con della panna montata e procede all'attacco dei cubetti. Ci vorrà del tempo, ma ti assicuro che ne varrà la pena. Lascia riposare la torta in frigo per qualche altra ora e ta-da! Eccola pronta, guarda quanto è golosa. Ti è piaciuta? Lasciami un commento.